Si dividono la posta in palio recanatese e Pineto al Tubaldi, finisce 1-1 al termine di una gara tattica e combattuta, decisa da due palle inattive. Un tempo per parte per le due formazioni, prima frazione di marca locale, nel corso della quale la recanatese si fa preferire in fase propositiva. Al settimo la prima conclusione nello specchio della porta da parte di Gomez, che dal limite impegna Mercorelli, bravo a bloccare in tuffo. Il Pineto fatica a proporsi in avanti con incisività e l'unica conclusione quella dalla grande distanza di Mininkleri, ma il tiro è telefonato e si spegne sul fondo. Più incisivi i locali, che si fanno vedere anche al 17esimo con la conclusione dal limite di Raparo, che termina di poco alta sulla traversa. Quindi al 29esimo ci prova anche Sbaffo a sbloccare la contesa, ma la semirovesciata è fuori. L'occasione più ghiotta per i giallorossi locali al 31esimo, quando Minicucci fa partire una sorta di tiro cross dalla destra sul quale si tuffa Minella, che non ci arriva ad un soffio, e la sfera termina fuori di un niente per la disperazione dei giallorossi. L'unica occasione di un Pineto un po' sottotono al 35esimo, quando Baldinini dalla destra apre sul palo lontano per Esposito, ma il centrocampista apre troppo con il piattone e la sfera termina al lato. Nella ripresa cambia le carte in tavola Marco Pomante. Pineto a trazione anteriore, fuori un difensore Mesisca ed un centrocampista Esposito, per due attaccanti Cercelluti e Del Mastro, ma come spesso accade sono le palle inattive a decidere la contesa. Al quarto d'ora il Pineto si porta in vantaggio, corner dell'ex Pezzotti e gran colpo di testa di Cardella, che si insacca sotto l'incrocio per l'1-0 ospite. Quindi prende le contromisure Pagliari dentro Senigallesi e defendi per Giampaolo Paolo e Minella, e i nuovi innesti si riveleranno decisivi. Ma al 23esimo è ancora il Pineto a farsi pericoloso con una punizione di Mininkleri. Bella la conclusione a giro del numero 10, ma altrettanto bella è la risposta in tuffo dell'ex Amadio. Quando il Pineto sembra ormai accarezzare la vittoria, però, il neo entrato Senigallesi, su una punizione contestata dai biancazzurri, pareggia con una gran conclusione a giro che si insacca sotto l'incrocio con Mercorelli, che si tuffa e non ci arriva. Strappa applausi e fa 1-1 il classe 98. Ultimi assalti nei minuti finali. Al 48esimo Barlafante prova a superare il muro difensivo giallorosso con un pallonetto senza fortuna. Un minuto più tardi Sopranzetti approfitta di un rimpallo, ma la conclusione è fuori bersaglio. Matura così il primo pareggio stagionale per Recanatese e Pineto, che salgono a quota 10 ma perdono entrambe la testa della classifica, in attesa del prossimo turno, quando il Pineto riceverà in casa il Nereto nel derby e la Recanatese riceverà il Trastevere. Mister Marco Pomante, fino a 10 minuti dalla fine in testa, poi è arrivato questo gol di Senigallesi, alla fine parliamo di un pareggio. Di un pareggio giusto, come ho detto prima un tuo collega, si sono affrontate due squadre forti, due squadre che importanti, che giocano un ottimo calcio. Noi in questa partita abbiamo sofferto molto il primo tempo, il gioco della Recanatese ci hanno messo in difficoltà, poi nel secondo tempo una volta ci siamo messi a specchio, abbiamo limitato tanto, abbiamo iniziato a giocare a calcio, loro non riuscivano a giocare da dietro. Siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio con Federico Cardella, un po' sfortunati a prendere il gol del pareggio, però dai, sono contento perché si continua con una striscia positiva importante. Questo pareggio qui a Recanate è un pareggio importante contro una squadra forte, come ho detto prima, su un campo dove non è facile vincere, sono contento. C'è un po' di rammarico forse per aver pagato quell'atteggiamento, passami il termine, un po' troppo remissivo nel primo tempo? Ma sì, può essere, ci può stare, però come ho detto prima, di fronte a una grossa squadra con grossa qualità, noi abbiamo cercato di limitare, più che altro di togliere la profondità agli attaccanti esterni loro, che non sono degli attaccanti molto forti, però ci siamo accorti, mi sono accorto io, che nel primo tempo non riusciamo a ripartire, loro ci hanno fatto abbassare troppo. Oggi sono affrontate due squadre forti che hanno giocato un tempo a testa e è uscita la partita in pareggio. Sì, beh, al di là del tempo a testa sicuramente una partita equilibrata, sbloccata solo da due palle inattive, non ci sono state tantissime palle gol, situazioni da palle gol sì, però grandissime parate i portieri non l'hanno fatta, perché è stata una partita soprattutto tattica, che si sono affrontate secondo me due ottime squadre, e penso che il pareggio sia giusto, insomma. Una battuta sul suo allievo Pomante?
sta venendo su bene, ho visto che qualcosa ha preso quando l'ho allenato 3 anni all'Aquila, perciò però Marco è bravo, gli voglio bene perché è una persona seria, corretta, abbiamo vinto un campionato di Zemme, ma soprattutto abbiamo creato un bel rapporto che rimarrà sempre al di là del calcio.